ricordo il match tra FC Pistola e FCP. Ah, Walter, non è che sei portieri. Coppola la distanza, Nani con i pugni la mette in angolo. Nese, non Lucco, perde il Gaudio che sbaglia l'appoggio di ritorno. Coppola di sinistro, alto. Irno alla distanza. Davide perde il Gaudio, ottima l'imbucata del Gaudio, 1-0 FCP. Che azione solitaria di Davide, conclusa del Gaudio con un tiro di sinistro che batte Spina. La bella alla bandierina, non sa chi dare il pallone, palla a Salerno, fuori area, controllo contro rimbalzi, calcia al lato, subito il rinvio, ancora Salerno, 3 contro 2, Coppola l'imbucata per Sarri e la pareggia, l'1-1 dei Pistola. Nani, Davide per ripartire. Davide, ottima la palla per Davella, calcia e finisce qui il primo tempo, risultato di 1-1. Riprende il match FCP Pistola, risultato di 1-1. Stesso palla per i Pistola. Coppola per Vitiello che calcia, Nani la respinta, pallone rimane lì. Shrek, ce la chiama. Torso Coppola è libero, fermato da Del Gaudio, poi riparte Arnese, la sinistra, rientra Arnese, subisce fallo, punizione lì. Spina rischia tantissimo, torso anticipato, 2 contro 1 per gli FCP, Esposito, Pane, Stefano. Enzo recupera, Enzo! Del Gaudio, Spina con una mano mette in angolo. Spina sbaglia il passaggio, il pallone arriva a Davella per Arnese, palo! Davella ancora al 2 contro 1, Arnese sbaglia clamorosamente a non passare il pallone al centro, c'era Esposito solo, solissimo. Pane riparte, arriva al pallone a Coppola che calcia e porta in vantaggio i Pistola a 2 minuti dalla fine. Gran gol in diagonale che porta il risultato sul 2-1. Dorso al volo per Sarni, incredibile il pallone e finisce qui, vittoria per i Pistola, risultato di 2-1 in campo Coppola, la vittoria per gli FC Pistola contro gli FCP, risultato di 2-1, gol grandioso negli ultimi 2 minuti di partita. Raccontaci le impressioni di questa partita, come ti è sembrata? Questo stupido del capitano a Paffiani. Abbiamo regalato fin troppo. Sono bravi col possesso palla, però avevamo anche due elementi abbastanza stanchi, quindi è stata ancora più dura. Siamo stati fortunati nelle loro, non sono andati a concludere per bene le loro azioni d'attacco. Noi abbiamo sfruttato fortunatamente le due occasioni che bastavano per vincere la partita. Una domanda al fintissimo capitano di questa squadra: quando credi di metterti a dieta? Quando mai. Chi è più in forma di me? Mai. Ne qua nessuno. Di fare sesso e mettere a dieta. Allora domani. Cioè, domani. E con questa, sera, ragazzi. E con questa chiudiamo questa stupenda intervista.